Sì, buongiorno. Oggi 9 marzo, sono le ore 9:10 e chiedo cortesemente alla segreteria di chiamare l'appello. Sì, buongiorno. Procediamo all'appello. Quindi il presidente Caracausi assente. È la consigliere Meli che oggi assume la veste di presidente. Presente. Consigliere Giaconia. Buongiorno, presente. Consigliera Mella. Buongiorno, presente. Il consigliere Ficarra. Sì, assente. Quindi Constatato abbiamo. il numero legale, dichiaro aperta la seduta. E come poc'anzi diceva il collega Giaconia, procediamo alla lettura della relazione dell'AMAP, poi proseguiamo con la lettura del verbale di ieri, e poi la collega Amella ha una comunicazione da darci. Prego. Buongiorno. Buongiorno, scusi Presidente, in realtà non è la relazione dell'AMAP, è una nota che riceviamo da parte dell'AMAP relativamente al controllo analogo. Non è la relazione, la relazione io ce Scusa, l'avevamo. stavo No, guidando si per figura, si figura. questo. No, si figura, si figura. Prego, prego. La leggo subito. Allora, è indirizzato al Comune di Palermo, area della Ragioneria Generale, Tributi, Servizio Economico e Finanziario delle società partecipate, al Sindaco del Comune di Palermo, al Capo di Gabinetto, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore dei Rapporti Funzionali con AMAP S.p.A. del Comune di Palermo, al Segretario Generale del Comune di Palermo, al Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle organizzazioni del Comune di Palermo, al dirigente infrastrutture e servizi a rete, al dirigente settore controllo amministrativo e giuridico della società partecipata del Comune di Palermo, alla terza commissione consiliare per conoscenza al Collegio dei Revisori. L'oggetto è riscontro a nota dell'area della Ragioneria Generale Tributi numero PROT AREG 206-304-2021 del 12-2 del 2021, avente ad oggetto controllo concomitante ex articolo 40,5 del Regolamento Unico sui controlli interni, adempimenti, trasmissioni e report trimestrale ottobre-dicembre 2020. Nota AMAP PROT numero 001-1763 gennaio 2021 del 4-2 del 2021. Riscontro alla nota nell'area della Ragioneria Generale richiamata in oggetto, acquisita al numero PROT 01 12 915 2020 del 12-2-2021, si trasmettono in allegati i seguenti report economici al 31 dicembre 2020, da voi richiesti al paragrafo 2, corretta predisposizione della relazione trimestrale della nota richiamata in oggetto. Report economico al 31 dicembre 2020, suddiviso per servizi societari, centri di responsabilità, allegato A. Report economico al 31 dicembre 2020, costo del personale ripartito per servizio, nell'allegato B. Si fa presente inoltre che in data 29 gennaio 2021 si è effettuato il caricamento dei dati economici anno 2020, consuntivo al 31 dicembre 2020 proprio. Richiesti sulla piattaforma SIMOC come da screenshot allegato 3, totale numero 3 fogli, e che all'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio 2020 si provvederà al caricamento definitivo degli stessi nell'apposita sezione. L'occasione gradita per inviare distinti saluti. Andiamo alla seconda pagina. La seconda pagina è una serie di conteggi, anche la terza, anche la quarta e anche la quinta. Quindi poi alla fine è la trasmissione dei conteggi che vi ho girato. Mi ascoltate? Ci siete? Sì, certo. Sì, Sono certo. solo numeri, a parte quello che vi ho letto. Sì, ho visto che c'è una tabella, vabbè, quella Vabbè, non la io questa leggiamo l'avrei qua. Sono quattro comprata. pagine di tabelle, sì. Sì, l'abbiamo vista. Va bene, però abbiamo preso atto della nota.
Possiamo proseguire con la lettura del verbale. Se i colleghi non hanno nulla da aggiungere. Posso? No, no, scusate, no, scusate. C'era la collega Amella che voleva dire qualcosa, se non mi sbaglio. Sì, l'ho lasciata dopo l'approvazione verbale. Come volete, per me è uguale, è lo stesso. Concetta. Vabbè, procediamo allora, Presidente, No, se lei è d'accordo. scusate, scusate, avevo difficoltà col microfono. No, volevo dirvi, visto che domani avremo ospite l'architetto Sarta per parlarci della passerella di Sferracavallo, siccome questa commissione da anni se ne occupa e da anni ne chiede lo smantellamento. Considerato il fatto che è stato nominato il RUP che dovrebbe redigere il progetto relativo, immagino, allo smantellamento vero e proprio, io gradirei sapere dall'architetto con certezza quando è previsto questo lavoro, perché auspichiamo tutti che avvenga prima dell'inizio dell'estate, prima dell'inizio, diciamo, delle belle giornate, anche se a marzo stiamo registrando un tempo che io definirei quasi estivo, perché personalmente sono stanca di sentire rassicurazioni in merito, così come rispetto ad altre problematiche di natura ambientale di cui ci siamo occupati ampiamente, per cui io gradirei che domani l'architetto ci dicesse esattamente quando è prevista lo smantellamento. Tutti noi abbiamo visto poco fa il video del collega sulla passerella e su quanto in certi punti possa essere pericolosa per bambini, per anziani o magari per distratti, per cui non è soltanto una questione di natura ambientale, ma soprattutto un problema di natura relativa alla sicurezza. Non vorrei che, cari colleghi della maggioranza, di qui a poco vi apprestasse magari a votare l'ennesimo debito fuori bilancio, determinato appunto dalla scarsa solerzia con cui noi, consiglieri della terza, così come tutti gli altri consiglieri, spesso chiediamo maggiori interventi, maggiore presenza sul territorio, ma soprattutto maggiore messa in sicurezza del territorio. Scusami collega, sì, grazie. Diciamo questa domanda la rivolgiamo direttamente domani all'architetto, proprio per questo ho chiesto l'altro giorno un'audizione in terza commissione e ho chiesto esplicitamente di non invitare comitati, associazioni, eccetera, eccetera, proprio perché l'architetto Sarta si assumerà la responsabilità in terza commissione dove dovrà dare date. L'avanzamento del progetto, i finanziamenti, eccetera, eccetera, senza fare, diciamo, giri di parole e ascoltare anche esterni. Lui domani si concentrerà a dire la verità in terza commissione, perché ci siamo un pochettino stancati tutti. Maggioranza e opposizione in questo caso non ce n'è, perché qui è un servizio che si deve dare alla città, punto. Ed è veramente pericolosa la situazione. Già la prima volta ci siamo cascati perché sembrava quasi che si stava realizzando un'opera europea, invece poi tutto è andato a mollo. Ecco, per questo ho chiesto la commissione proprio l'audizione proprio fra di noi in terza commissione, appunto. Questo è quello che ho chiesto l'altro giorno al presidente Caracausi. Quindi questa domanda poi noi le faremo domani direttamente all'architetto. Mi sentite? Certo, Sì, grazie, ho ecco. sentito. Ok. Prego, procediamo se nessuno vuole aggiungere qualcosa. Massimo. Altrimenti procediamo alla No, lettura delle. io invece sì, volevo intervenire per informare la Commissione che i lavori in via Celona proseguono, vanno avanti. Questo è il secondo giorno e stanno facendo un lavoro importante perché per andare a conferire una piattaforma che si trova a Termini Imerese questi rifiuti devono fare, diciamo, un lavoro di pretrattamento qui in strada per scartare eventuali rifiuti RSU che ci sono tra i rifiuti alluvionali, altrimenti la piattaforma dove vanno a conferire non si riceve i rifiuti. Quindi stanno facendo un lavoro importante.
ovviamente ci vorrà qualche giorno in più rispetto alle previsioni, proprio per il motivo che vi ho detto, però stanno andando avanti. È importante quello che dicevamo ieri, lo ribadiva anche la collega Amella, che dobbiamo fare, rimettere nuovamente attorno allo stesso tavolo l'autorità di bacino e il comune di Palermo, perché bisogna risolvere la causa di questo sversamento di rifiuti alluvionali, che poi la maggior parte di questi, come sapete, fuoriescono dal canale. Però diciamo, appunto, i lavori vanno avanti, proseguono, la RAP è impegnatissima su questo intervento di messa in sicurezza della strada. Guardate, voi non ci potete, non, 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 cioè, bisogna vederlo veramente, quante macchine e mezzi pesanti percorrono questa strada. Sembra via Libertà, proprio per la presenza, diciamo, di numerose abitazioni civili, nonché di tantissime attività produttive, tra cui il centro commerciale La Torre. È veramente un viavai di automobili e mezzi pesanti. E ovviamente le condizioni in cui versava, ancora versa perché il lavoro appunto non è terminato, mettevano a serio rischio l'incolumità di chi la transita per lavoro, perché ci abita. Ho finito. Perfetto, non possiamo che esserne felici di questa grande opera che quantomeno se ne può parlare nella città di Palermo. Perfetto, se Leggo. non abbiamo null'altro da aggiungere, segreteria, prego, può procedere alla lettura del verbale di ieri e se c'è anche quello di oggi. Sì. Quindi verbale numero 45 dell'8/3/2021. L'anno 2021, alle ore 8 del mese di marzo, la Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e pubblicità delle sedute, si riunisce, giusta convocazione protocollo numero 31 del 25/2/2021 e in forma complementare a distanza, mediante collegamento in videoconferenza. E quindi si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene garantita con la sua registrazione e che fa parte integrante del presente verbale, alla quale si rimanda per un'approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle 9:12, oltre il presidente Caracausi, sono presenti i consiglieri Giaconia ed Amella. Il presidente, assistito dalla segretaria verbalizzante Tosto e dalla segretaria supplente Gnoffo, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono presenti l'assessore alla mobilità Giusto Catania, il presidente Amat. Ah no, scusate. Un attimo solo. Che ho preso il verbale sbagliato. Un attimo, sempre. No, infatti, là mi sono accorta che era quello sbagliato. Che è successo? Scusate, scusate, devo prendere. Perfetto. Ho preso il verbale quello sbagliato, quindi. Era giusto, ieri c'era giusto Catania. Sì, però poi ho visto che avevo un'altra copia, Quattro perché poi proseguiva via diversamente. Carollo. Perfetto. Quindi alle ore 9, no, va bene fino a quel momento. Alle ore 9, 9:08, oltre al presidente Caracausi, sono presenti consigliere Amella e Meli. Quindi all'ordine del giorno, disamina atti della commissione, varie ed eventuali. In ordine al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che nell'odierna riunione sono stati invitati l'assessore Catania e il Presidente dell'AMAT, in quanto il Consiglio Comunale dovrà approvare a breve il bilancio consolidato 2019 e dai incontri avuti sia con i revisori dei conti che con il ragioniere generale sono emerse parecchie criticità. In particolare,
Il consigliere Amella chiede di poter affrontare in primo luogo due aspetti preoccupanti che emergono dalla relazione, e cioè il contenzioso sia tributario che quello riguardante il personale, ma avere anche qualche notizia in più rispetto ai servizi di scarsa redditività e le intenzioni su tali servizi da parte dell'amministrazione. Prende la parola l'assessore Catania, il quale, riferendosi in particolare al contenzioso riguardante i tributi, esplicita che trattasi di un contenzioso che si porta avanti da moltissimi anni e che è notorio l'effettuazione di molteplici riunioni che l'amministrazione comunale ha effettuato con gli uffici, ufficio tributi e avvocatura, per cercare di conciliare e chiudere un contenzioso assurdo che coinvolge il comune con una sua partecipata. Per quanto riguarda invece i servizi, che sono solo in minima perdita, non vi è alcuna intenzione dell'amministrazione di eliminarne alcuno, ma al contrario si incentiveranno tutti quei servizi finalizzati alla mobilità sostenibile. Sono scelte che rientrano nella progettualità di questa amministrazione. Su questa via sono previsti nuovi investimenti e finanziamenti. Mentre per gli altri servizi dove la perdita è più copiosa, esempio rimozione forzata, eccetera, necessita un'immediata riorganizzazione dei servizi. Per Però quanto riguarda. scusami, Sì. Pia, forse non è chiaro a me, però mi pare che sfuggano o non li ho sentiti io quali sono i tre servizi di Amat con scarsa redditività, per non dire con perdite. Li hai citati? Perché così, diciamo, No, chi sinceramente non ascolta. l'ho citati perché ho fatto di consunto. Comunque si possono No, inserire, ma perché c'è. chi legge il verbale o chi ascolta, secondo me, non è consapevole di quali servizi, a quali servizi stiamo facendo Allora, possiamo riferimento. aggiungere il car sharing, Magari è car sharing, appunto, no? dice car Però sharing, siccome, scusa, segnaletica siccome parla di mobilità sostenibile. rimozione sosta, perché chi legge ho la sensazione che non comprenda di che cosa stiamo parlando. Capisco che c'è la registrazione, però non tutti guardano la registrazione, o necessariamente devono guardare la registrazione, non so Siccome se io sono avevo messo chiara. mobilità, sostenibile, va bene, quindi allora consigliera Mella, Magari quali. tra parentesi li puoi aggiungere. Macchina comunque Tra spesso. parentesi li puoi Sì, è mettere. bel coso, E così. quindi quali sono i servizi? Bike sharing? Car sharing, bike sharing, rimozione Forzata forzata e la segnaletica. e Orizzontale e segnale. verticale, mi pare che di entrambe siano dell'AMAT. Ok, va Sì. Perché bene, quindi inseriamo questi. ho l'impressione che così non si sappia esattamente a quale si fa riferimento. Va bene. Quindi oltre, diciamo, mobilità sostenibile, va bene, In realtà ok. la mobilità sostenibile sarebbe il car sharing, il bike share, il monopattino, le piste Sì, perfetto. E in più ciclabili, ecco, per aggiungiamo, intenderci. e in giù, Ecco. no. Mi scusi, io per quanto riguarda la rimozione forzata l'avevo messo in quella, infatti poi ho scritto, mentre per gli altri servizi dove la perdita è più copiosa, esempio rimozione forzata, necessita un'immediata riorganizzazione dei servizi. Mentre nella prima parte mettiamo la segnaletica, quindi. Il car sharing, il bike sharing, la segnaletica, sono questi i servizi in perdita. Comunque, rileggilo, dai, Lo vediamo, rileggilo rileggo. tutto. Sì, per quanto riguarda i servizi che sono in minima perdita, non vi è alcuna intenzione dell'amministrazione di eliminarne alcuno, ma al contrario si incentiveranno tutti quei servizi finalizzati alla mobilità sostenibile. Continua. Giusto? Sono scelte che rientrano nella progettualità di questa amministrazione e su questa via sono previsti nuovi investimenti e finanziamenti. Mentre per gli altri servizi dove la perdita è più copiosa, esempio rimozione forzata, necessita un'immediata riorganizzazione dei servizi. La segnaletica dove la mettiamo? Che lei vuole aggiungere la segnaletica? Mi pare che manca solo quella della segnaletica, o sbaglio? Non lo so, aggiungila forse accanto alla rimozione forzata, la diamo, diciamo, per Perché c'è dove c'è più perdita? anche lì, diciamo, in realtà occorrerebbe in generale una grande riorganizzazione, che io intendo non solo, cioè per servizi intendo del personale, perché i servizi vengono erogati dal personale. Quindi va bene così oppure Va no? bene, dai, va bene. No, se c'è da No, modificare. va bene, va bene.
Per quanto riguarda i disallineamenti più gravi, soprattutto incidono vecchie partite che risalgono addirittura a partire dal 1998. Alle ore 9:23 entra il consigliere Ficarra. Il presidente chiede notizie circa il contenzioso per il reclutamento del personale AMAT per sopperire alla grave mancanza di autisti e meccanici. L'assessore ricorda che l'amministrazione ha fatto tutto ciò che gli competeva, riferendosi all'approvazione del piano del fabbisogno, autorizzando altresì l'utilizzo di personale a tempo determinato in attesa che venisse espletato il concorso. Pertanto la problematica che ora emerge in questa sede sull'impiego dei lavoratori interinali non è in alcun modo competenza di questa amministrazione. Alle ore 9:32 entra il consigliere Giaconia, che ha il piacere di comunicare che sono iniziati i lavori in messa in sicurezza del canale Celona, con la rimozione dei detriti. Ritiene che questi lavori siano una vittoria della terza commissione che tanto si è spesa per arginare questa problematica. Alle ore 9:44 esce il consigliere Giaconia. Si argomenta sulla molteplicità dei cantieri sospesi in varie zone della città, le gravi ripercussioni sulla mobilità. Intervengono in videoconferenza su delega del presidente AMAT il dottore Quattrocchi e il dottore Carollo. Il dottore Quattrocchi, sulle problematiche emerse in relazione, così come elencate dalla consigliera Mella, riferisce che per superare il disallineamento emerso, il Comune riconoscerà un debito fuori bilancio che deriva da servizi svolti negli anni scorsi effettivamente da AMAT, di cui non c'era a suo tempo la copertura finanziaria. Interviene il dottore Carollo, che con riguardo alla problematica riguardante il contenzioso, ritiene vada iniziato un dialogo con l'amministrazione e fare chiarezza. Inoltre, evidenzia i tagli dei fondi che ha apportato l'amministrazione. Ciò comporterà conseguentemente la riduzione di molti servizi. Per quanto riguarda invece il concorso, è previsto nell'incarico affidato all'agenzia interinale che lo stesso debba essere concluso entro i 3 mesi. Per l'assunzione, nelle more della definizione delle procedure concorsuali di lavoratori interinali, inciderà molto il taglio di fondi effettuato dall'amministrazione comunale. Invece, per quanto riguarda il personale che ha già espletato il servizio in AMAT, trattasi di personale fornito dalle società interinali, dipendente giuridicamente dalle stesse. Infine, il presidente, non essendoci più interventi, chiude la seduta alle 10:41. Possiamo metterlo ai voti? Pronto? Sì, certo, dovrebbe dirlo il presidente. Per me va bene, favorevole. Per me va bene, grazie. Quindi Anche per Giaconia me. favorevole e Amella favorevole, quindi viene approvato ad unanimità dei voti. Perfetto. Va bene. Ok. Quindi andiamo a leggere il verbale della seduta odierna. Scusate che lo devo andare a prendere. Quindi, l'anno 2021, alle ore 9 del mese di marzo, la Commissione si riunisce giusta convocazione numero 31, eccetera, eccetera, e in forma completamente a distanza, mediante collegamento in videoconferenza. Si dà atto che la pubblicità della seduta viene garantita con la sua registrazione. Alle ore 8 nessun consigliere è presente e pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:10 sono presenti i consiglieri Amella, Giacomo Meli. Assume la presidenza il consigliere anziana Meli. Consigliere Meli. Si procede alla lettura ed all'esame della nota trasmessa. Interviene il consigliere Amella argomentando sulla problematica riguardante la passerella di Sferracavallo, considerato che si ha notizia che è stato nominato un RUP per lo smantellamento della stessa. È importante sapere quando, una data ben precisa per lo smantellamento della passerella, ne che è necessario per la sicurezza e l'incolumità e la pubblica incolumità. Il consigliere Meli comunica che ha proprio promosso questa riunione per domani in videoconferenza, invitando l'architetto Sarta per avere delle risposte ben precise sui tempi e sulle modalità degli interventi. Interviene il consigliere Giaconia informando sui lavori di rimozione dei detriti sul fiume Oreto e necessita comunque attivarsi affinché si faccia una programmazione ed affinché le prime piogge non possono rendere vano il lavoro che ha fatto in modo egregio fino alla RAP.
Scusi, Timoretto. Canale Celona. Il Via canale Celona. Celona. Canale Celona. In ordine al terzo punto all'ordine del giorno si dà lettura del verbale numero 45 dell'8/3/2021 che, messe voti, viene approvato ad unanimità dei presenti. Si dà altresì lettura del verbale odierno che viene messo ai voti. Per Consigliere me va Meli? bene. Consigliere Amella va bene. Consigliere Meli? Segretario, Come? è appena entrato il collega Ficarra, bisogna aggiungerlo al verbale. Entra il consigliere. Sì, grazie. 9:36. 9:36. Non so, rileggiamo il Posso chiedere la verbale. cortesia di rileggerlo? Sì, grazie. Il verbale è quello di oggi? Quello che Sì. avete letto finora. Sì, quello di oggi, perché quello di ieri Quello abbiamo già che abbiamo approvato, non lo posso approvato correggere. già, Va ancora bene, infatti, quello è va bene, stato sì, va approvato. bene. Va bene, verbale numero 46 del 9/3/2021. L'anno 2021, giorno 9 del mese di marzo, la Commissione per il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità delle pubblicità alle sedute si riunisce in giusta convocazione numero 31, in forma completamente a distanza. Si dà atto che la pubblicità della seduta odierna viene registrata. Che fa parte integrante del presente verbale, alla quale si rimanda per un'approfondita e puntuale conoscenza degli argomenti trattati nel corso della seduta. Alle ore 8 nessun consigliere è presente, pertanto si rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 9:10 sono presenti consigliera Mella, Giaconi e Mele. Assume la presidenza la consigliera anziana Meli. Si procede alla lettura e all'esame della nota trasmessa. Magari anziana per voti, magari. Anziana per voti, certo. Consigliera Mella argomenta sulla problematica riguardante la passerella Sferracavallo, considerato che si dà considerato che sia notizia che è stato nominato il RUP per lo smantellamento. Necessita sapere una data precisa per lo smantellamento, necessario per la sicurezza e l'incolumità pubblica. Il consigliere Meli comunica che ha promosso una riunione con domani per presentare l'architetto Sarta per avere delle risposte ben precise sui tempi e le modalità di intervento. Il consigliere Giacolini informa sui lavori di riunione dei vigili del canale Celone e comunica che necessita attivarsi finché c'è ancora programmazione per evitare che le prime piogge vengano da Non si domani. sente nulla, non si sente nulla con questo rumore. Non so chi è che fa questo rumore, ma non si sente nulla. Non si sente? Adesso sì, ma cos'era che faceva questo rumore? Che Va bene, rumore è? Non si sente. non si sentiva niente, Pia. Questo rumore sobbarcava la tua voce. Scusami se ti ho interrotto, eh. No, forse magari ho ricevuto una telefonata, era quella e ho bloccato. Probabilmente sì, ma prevaricava sulla tua voce, non si sentiva nulla. E rileggo da Sì, dopo. l'ultima parte sicuramente, Pia. Il consigliere Meli comunica che ha promosso la riunione di domani per avere dall'architetto Sarta delle risposte ben precise sui tempi e modalità di interventi. Il consigliere Giaconia informa sui lavori di rimozione dei detriti in canale Celona e necessita attivare, comunica che necessita attivarsi affinché si faccia una programmazione e affinché le prime piogge non rendano vano il lavoro effettuato dalla RAP. Si procede dalla RAP. In ordine al terzo punto, poi si dà lettura del verbale numero 45 dell'8/3/2021 che, messe ai voti, viene approvato ad unanimità.
si dà, entra il consigliere Ficarra alle 9.36, si dà lettura del verbale odierno che è messo ai voti. Quindi, consigliere Meli? Favorevole. Consigliera Mella? Pronto? Consigliera Mella? Sì, per me va bene. Ho problemi con il microfono. Ah. Il consigliere Ficarra? Va bene per me. Giaconia, va bene Ficarra? Mi sentite? Sì. Allora, per me è favorevole, approvato favorevolmente il verbale. Ok, approvato. Domani quindi c'è questa riunione con l'architetto Sarta, è confermata questa che ha proposto la collega Meli? Sì, sì. Perfetto, grazie Cati. Ok, se i colleghi non hanno qualcosa da aggiungere, la segreteria non ha comunicazioni da darci, possiamo anche chiudere la seduta? No, nessuna. Ok. Okay, sono 9.41, seduta chiusa. Buon lavoro. Okay, grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Un attimo solo che si interrompa. Buona giornata. Buona giornata.